C'è poco da commentare, nel senso abbiamo fatto, penso, da quando sono arrivato io forse la partita più bella, al di là delle vittorie che abbiamo fatto a Perugia, a Lanciano, a Pescara, credo che abbiamo interpretato la partita nel migliore dei modi. È chiaro, è più facile preparare una partita col Cagliari che preparare una partita col Como, preparare una partita contro un'altra squadra, perché le motivazioni vengono da sole. Però penso che oggi c'era tutto quello che siamo noi, nel senso atteggiamento perfetto, le giocate ci venivano, i gol anche con, oggi parliamo sempre del vento, che in altre parti ci ha condizionato oggi al di là del vento, siamo andati in vantaggio su un calcio d'angolo, una palla inattiva provata e su un'azione, una ripartenza che proviamo, addirittura Romano è andato uno contro uno col portiere sul lancio di Rizzato, per cui vuol dire che ci siamo. Però allo stesso tempo parliamo di un 2-2 che ti lascia rammarico, perché abbiamo, credo, non penso di dire una balla, ma strameritato di vincere. Poi purtroppo nel calcio ci sono altre cose che possono condizionare o meno il risultato, però ripeto, abbiamo fatto una gran partita e prendiamo il positivo. Abbiamo fatto una partita contro una squadra che è in Serie A, perché se non va in Serie A il Cagliari non so chi ci deve andare, e questo ci deve servire come motivazione per il resto delle parti che ci mancano, per raggiungere, fare i 9 punti che ci servono per salvarci il più presto possibile. Quello di cancellare subito questa partita e di dimenticarla, anche se è stata una prestazione ottima, e calarci subito nella realtà che la Serie B può succedere di tutto. Oggi Vicenza ha perso 4-0 con Novara, questo non vuol dire che noi andiamo a Vicenza e facciamo una passeggiata. Questo dobbiamo saperlo, dobbiamo essere consapevoli di questo, dobbiamo preparare la partita già da martedì, quando ricominceremo, consapevoli che Cagliari non esiste, insomma. Sappiamo che è una partita fondamentale per la nostra salvezza, che se andiamo a fare risultato a Vicenza all'80% abbiamo già fatto quasi mezza salvezza, quindi niente, ripeto, oggi sicuramente sarà rammarico, stanotte sarà duro andare a letto e pensare alla partita e dire come abbiamo fatto a non vincere, però dobbiamo andare a Vicenza con la stessa mentalità e la stessa voglia di vincere che avevamo oggi. Sì, abbiamo fatto una grande partita sotto tanti punti di vista, abbiamo messo sotto una grande squadra come il Cagliari, nel primo tempo sotto sul 2-0 abbiamo avuto un'altra occasione nitidissima con Romano Verticone, un mezzo rigore dubbio che non ci vediamo il mezzo, diciamo pure il rigore. Vabbè, io poi dal campo non è che potevo vedere più di tanto, quindi l'arbitro non l'ha fischiato giustamente secondo lui, però ti ripeto, il primo tempo è stato fatto benissimo, togliendo tutti gli spazi al Cagliari. Poi purtroppo il secondo tempo è iniziato con il gol preso, sembrava dal vivo un fuorigioco, e chiedevo la collaborazione con l'assistente se nel caso si poteva cambiare di, non so, è stata questa la richiesta, però poi la partita è andata avanti, ci siamo difesi benissimo, non concedendo nulla al Cagliari, solo 2 tiri su punizione da 30 metri se non sbaglio, e poi c'è stato un gol, una sbavatura lì, è stata una palla persa in uscita nostra, Nicola sta passando la vista, siamo riusciti anche a recuperarla, mi è scivolata la palla nella finita a Gio Pedro, che si è inventato una grande giocata, ha preso contotempo Nicolas. Sì, purtroppo la partita secondo me, secondo noi, doveva finire al 20° del secondo tempo su un rigore su Eramo, e lì penso che si chiudeva la partita a favore nostro. Sì, abbiamo un'altra grande partita, sicuramente con il piglio di queste ultime prestazioni dobbiamo cercare di portare avanti questi risultati che ci hanno permesso di arrivare a più 9 dalla zona play-out, continuare sotto questo punto di vista. Sicuramente siamo qui a commentare il risultato, però secondo me non rispecchia la prestazione della squadra, che comunque la squadra ha fatto un'ottima prestazione, il primo tempo forse meritava anche qualcosina in più, poi ci sono stati gli episodi nel secondo tempo che ci hanno un po' danneggiato, e alla fine siamo stati sfortunati perché su un tiro che è passato in mezzo alle gambe abbiamo subito il gol del pareggio. Sicuramente c'è tanto rammarico, però resta comunque la prestazione della squadra che si è giocata con la prima in classifica. Una intensità, comunque abbiamo speso tanto il primo tempo, abbiamo messo sotto il Cagliari,
A me già il fatto che ho visto che il Cagliari aveva cambiato assetto tattico, anche quello comunque ci ha fatto pensare che secondo me il Cagliari si è preoccupato un attimino del Trapani, perché io non penso che il Trapani e il Cagliari in tutto il campionato avesse cambiato assetto tattico. Quindi facendolo qui a Trapani significa che ha visto le partite del Trapani e per un attimino ha avuto paura del Trapani. Secondo me ha fatto bene, perché visto un Trapani così del primo tempo c'è da preoccuparsi. Ripeto, c'è il rammarico per il risultato, però la prestazione della squadra c'è stata. Ma sicuramente se arrivava questa vittoria eravamo più vicini alla quota salvezza. Sicuramente il primo nostro obiettivo deve essere la salvezza. Arriviamo prima a 50 punti, poi dopo possiamo pensare anche ad altre cose, ci possiamo divertire, quindi il nostro primo obiettivo deve essere la salvezza, anche se avessimo vinto oggi la quota 50 punti era quella come primo obiettivo da raggiungere.